terza vittoria consecutiva era importante, no? Rispondere alla vittoria del Gavorrano di ieri. Iniziate bene questa settimana con tre impegni ravvicinati. Sì, bisogna dare continuità ai risultati. Pensiamo partita per partita. E ora abbiamo l'obiettivo di centrare i playoff e, come ho già detto, penseremo partita dopo partita e vedremo come andrà. Ecco, sei rientrato, hai iniziato da mezzala, poi finito da terzino, insomma, diciamo che quest'anno ti stai specializzando anche in un ruolo che non era proprio tuo, insomma, questa tua essere eclettico, insomma, è un'arma in più anche per Mariotti. No, il mister me l'ha semplicemente chiesto, io ho risposto presente. Cerco di dare il massimo sia da centrocampista che da terzino, dove mi mette io gioco e niente, speriamo di continuare a far bene. Ecco, comunque Arezzo che in questo finale di stagione anche i numeri, no? Sta trovando una certa continuità, adesso però c'è da chiudere bene e conquistarlo comunque questo terzo posto. Sì, è importante appunto chiudere questa settimana che raccoglie tre partite importanti, la prima siamo riusciti a vincere. Ora pensiamo subito alla Pianese per poi preparare la partita di domenica e speriamo appunto di centrare l'obiettivo playoff, ma sono convinto che se continuano con questo atteggiamento ce la faremo.